Come si chiama lui? Dietro di fronte, girati. Ah, eccola lì, guarda che bella. Cosa Genova, fa? Che bello, non sto parlando di Genova è bella, solo Genova. È vero, ti fai. Ok, grazie. No, vabbè, non sta. Ce l'hai la radio, Maurizio? No. È Belandi. Ma tutto bene. Fino qua, poi come esci là fuori non te lo fa più. C'è neanche te qua? Sì. Ma si vede che c'è... C'era molto più vento di adesso. Di più? Ah, c'è la telecamera. No. Decollo Monte Alba di Creto. Costone. Decollo delle mucche. Avrei bisogno di un aiuto. Tito! Sì? Fate un po' sudare una mano. Aiuta! La casa di Clemente. Questo è il centro. Sarà anche 15. Questo? Sì. Ce l'ha fatta! Velocità, Castro! Vai! Cola i freni! Giongioli! È uscito! Ma ce l'ha dietro, eh? Ora vediamo fronte vento cosa fa.
Sta salendo Maurizio. Sta salendo? Sì. La famosa termica da casello, esatto. Ha preso anche Renato adesso, eh? C'ho le antenne del righi proprio dietro. Quello lì è il decollo del righi, quello subito dietro a lui, eh? E c'è meno strada di qua che quella là del righi. Perché ci vuole più vento, dici? Ma quei freni lì sono prima o dopo? Io li vedo nelle miniere, non capisco. Come sale adesso Renato? Guarda, 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 guarda. Maurizio non si fida andare fino laggiù, vedi? Guarda che quota che prende Renato! Io lo so che non vuole. Può passare sotto al ponte? Vuole passare sopra e sotto il ponte. Maurizio? Maurizio è laggiù basso, guarda, da 5 minuti a terra. Ah, eccolo là. Sì, sì, lo vedo. Sì, guarda, stiamo guardando, Renato è alto e Maurizio è giù basso, è davanti al posto. Dell'Amio, guarda adesso. Forse è di turno oggi, eh? Allora sta vedendo. Sì, ora sai, è lì. Dimmi se sei su Bisagno o sei più in là? No, è su Bisagno qua, sempre, ma... E poi non c'ha di radio. No, ma... Nel fiume, giù di sotto. Il raggio è su Coio Coio. Proprio davanti al gas. Coio Coio. Ai, 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 Renato, vai. Mi vuole atterrare davvero in mezzo? Sì, davvero, lì, sa che... Ma se sul bisagno non c'è... Che impressione che vederlo di qua, sembra come... Dentro la rimessa. Dentro il gas davvero. Però vedi che tocca i piedi. Spero. Spero. Prima sembra che atterra lì, ma... Atterra in deposito. Finito. Mio, come va su? Ascendente, Se ogni modo è libero. No, sul bisagno, sul bisagno. Sì, vedi che... Vedi che dico dei palazzi? Vedi l'ombra. Ecco l'ombra, guarda. È quasi a terra. È quasi a terra, eh? Sul lato di qua. Evidenza di calombra. Probabilmente prende un po' di turbolenzina di più. No, a terra sull'altro di qua. Non lo vediamo più. Atterrato. Via, questo ti filmi anche un papeo. Va bene che ti vuoi cattare a casa, ma che ti metti a filmare un papeo. Là la radio, ce l'hai la radio, non parlavi però. Il vento molto forte, non c'è un grosso margine di velocità per la mia vela, e specialmente anche sul fiume il vento è abbastanza teso, quindi
con le vele grosse bisogna stare attenti a penetrare abbastanza. E beh, allora io sono handicappato al riguardo. Guarda come risale. Vedi Renato come sta salendo ancora adesso? Guarda un po', si fa un bel volo Renato. Ci sei? Mi accomuta del mio. Torna indietro, che c'è uscito. E c'è troppi fili là da me. Troppi. Poi non ce n'è di pianure, no. Guarda come prende, guarda come prende adesso. Tutti alberi. Ma sei stato pigialaio la montagna, eh? No, lì c'è qualcosa che scalda. Qualcosa che scalda, sì, però c'è. Allora, ritieni che dalle ultime casette, partendo a nord, sì, arrivi vedendolo su... Vedendolo di qua, direi di sì, vedendolo di qua. È più basso che qua, eh? Vabbè, però è anche... C'è molto, terrifico. Molto più... Mamma mia, che bello show, cos'è fa? Ma con quella cosa che tu... Se volesse, potrebbe anche rischiarsi. Perché... Amarassi ci arriva. Quando arriva giù lo porto l'Amarassi. Ecco, il campo di pallone, no, che è basta che gli diamo un pallone e porto giù il pallone, ci fa prima, sì, ma parte alle 4. Quando pagato per portare il pallone. Avanza un bellino. Questa blocca andare tanti là perché da lì non si può, sai. Dove sopra? C'è un divieto, no? Durante gli orari di calcio, eccetera, anche per gli elicotteri della polizia sopra il campo. Sì, c'è uno che non si può, ma poi sai che c'erano quelli che passano con sì, le autorità. Abbiamo voluto dire che abbiamo di delle carceri. Ma guarda che bella corda questa qua. Dove c'è il cammino? Dove siamo tutti ricorsi? Ah sì, sì. Che... Ah, fa la guardia carceraria. Sì. Ah, una guardia carceraria così. Però fa tassista. Mia che è stato qualche volta con la bambina. Per fare il rispetto ci fa più un freno, ci fa poi no, non farà neanche niente. Oltretutto se tu c'hai o una borsa o lo zaino, se sei da solo senza niente magari buona giornata, se solo che c'è qualcosa in mano o una borsa o qualcosa lì, ma ha preso un po' di quota o sbaglio? Da lì la via più giù 40-50 metri sopra di noi c'è. Dunque, non con molte prestazioni. Ora vento non è non che ci sia più velocità. Scusa Tito, allora me ne fai Clemente? Sì, allora? Clemente potrebbe anche prendersi. Cosa? Una vela da handicappata. Ah sì. L'hai detto prima, in telecamera e per radio anche. Ecco che ha preso. Sei stufato, scende adesso. No, non conosce allora. Se scende... Va a cercare qualcos'altro. Dall'altra parte c'è la termica d'alluminio, D'alluminio, sì. E come va adesso? Mi è poi su Kinga. Guarda, c'è un aereo quello che arriva da Roma che è più basso di lui. Noi abbiamo delle fotografie che eccolo c'è là. Sì, sì, l'aereo più basso del deltaplano, E il pilota dalla torre dicono si allarghi sul mare in italiano. Si allarghi sul mare, lo sentito io. Perché c'è una manifestazione del deltaplano. Di deltaplani, come vedi mi fa allargare amici o magri che è deltaplani. Ma dove è successo questo? Ah,
è successo a Ustica 10 anni fa. Ecco una poianetta. Poi è partito il missile. Eccola qui, eccola qui. Dov'è? Io allargarmi sul mare. Ecco, verso casa mia. Ah, ecco, sì, sì, ben, cammina come un rapido con la liberi. Cos'era? Ecco lì San Pantaleo, una bella inquadratura di Renato su San Pantaleo. Adesso vediamo il Ponte Romano con lo svincolo dell'autostrada. Ogni modo, quello lì e questo qua non hanno nessun filo. Questa è la collina di Stagliena. Non hanno fili. Quella là sì, dopo il ponte c'è quel palo. Ne Clemente, tocca a te adesso. No, meno. Come non vai? Non la sento. No. Perché? Ma non sono un po' titubato. Come si passano lì da ieri là basso? Ho detto porco di assegnare. Ma le vuoi a quelle di poi? Tito! Stavo anche riprendendo perché io riprendo tutto e sei anche sentito bene, chiaro e forte. Come te la faccio risentire? In stereo. Era purtroppo il telefonino, no? Sì, ma in quel caso. Stai uscendo dall'ufficio. Come fa a fermarsi? Ma no, ma io quando gli ho detto fermati c'aveva i piedi per terra. Poi dopo invece si è tirato di nuovo su e beh, è chiaro che devi andare. Passerà? Com'è? Passa al ponte. Mi dà. Ho l'idea di che ci voglia passare sotto, sai? Le titubanti a passare là, è dato, non ci passa sopra, sì? Sì. Lui perché viene in galleria. Allora la corretta di qua, vabbè, per poi di là è passato. No, non ci passa. Prima è ancora di qua, E là sotto c'è un blocco di... No, qui è l'ideale quando c'è la... Eccolo che passa. Sì, diciamo che poi non però... Sì, in modo che esci senza doverti spostare. Sta precipitando. Pazzesco come fa. Mi sa che non lo vediamo più. Ah, eccolo. No, fai colpo ciò, lo vediamo più. Eccolo, bene interno. Bene interno. Tutti e due stesso punto, eh. Atterrato tutti e due là. Avanti il prossimo, forza, che si prepara? Forza! Forza. C'è un po' di resta in collo. Siamo... Io ho visto partenza bassa, ma ha detto un po' fastidio. Dico, se paghi i scermi, non tocca a già che mi amo tu sega. Cioè, a già. Ah, scendere.